RDE presa diretta. Ben ritrovati dalla redazione. Una morte inaccettabile, una tragedia assurda che ha sconvolto la città di Palermo, quella della piccola Katia Spataro, scomparsa a soli 14 anni a causa di un ennesimo malore. Ha distrutto una famiglia che ora chiede giustizia per cercare di capire cosa sia successo davvero a quella ragazza sempre allegra e solare che aveva iniziato a manifestare sintomi allarmanti dopo essersi sottoposta alla vaccinazione anti-Covid. Determinata ad andare fino in fondo la famiglia nella ricerca della verità. Mentre il governo Draghi continua a insistere sulla strada della vaccinazione, resa obbligatoria per tutti gli italiani sopra i 50 anni di età, con il resto della popolazione costretta comunque dal Green Pass a sottoporsi all'inoculazione, il programma Report in onda su Rai 3 ha mandato in onda un servizio sulla vigile attesa, come annunciato dal conduttore Sigfrido Ranucci. Siamo andati a vedere la sperimentazione di medici per quello che riguarda l'utilizzo degli antinfiammatori nei primi momenti dei sintomi di un paziente che ha il Covid, un video che non ha mancato di far discutere. All'interno del servizio, Report ha preso in esame alcune cure sperimentate dall'Istituto Mario Negri di Milano e che hanno fatto registrare una regressione della malattia dell'80% dei pazienti trattati. Abbiamo verificato che questi antinfiammatori non solo possono attenuare la sintomatologia della fase iniziale virale, ha detto Freddy Sutter, il primario emerito dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma possono ridurre le ospedalizzazioni e molto probabilmente anche i casi di morte. Un blitz a sorpresa, quello della Guardia di Finanza, che su ordine della Procura di Roma si è presentata qualche settimana fa alle porte dell'ex premier Giuseppe Conte. Come raccontato dalla testata, Domani, nel mirino delle Fiamme Gialle, ci sarebbero state fatture e consulenze fatte al gruppo Acquamarcia, nello specifico dei contratti di consulenza stipulati con il gruppo poi fallito. Stando a quanto riportato dal quotidiano, i militari avrebbero perquisito l'abitazione dell'attuale leader del Movimento 5 Stelle alla ricerca di fatture per un ammontare complessivo di 400.000 euro. Gli Stati Uniti invieranno nei prossimi giorni truppe in Romania, Polonia e Germania. Non sono trasferimenti permanenti e non combatteranno in Ucraina, saranno lì per difendere gli alleati della NATO, lo ha annunciato il portavoce del Pentagono John Kirby, confermando alcune anticipazioni di media. Noi pensiamo che ci sia ancora spazio per la diplomazia, ma se la Russia attaccherà allora combatteremo, così il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba ha concluso una conferenza stampa online con i media internazionali. Caccia Typhoon della RAF hanno intercettato oggi 4 velivoli militari russi che volavano a nord della Scozia, secondo il profilo Twitter della Defense Correspondent dell'emittente pubblica britannica Jonathan Beale. Si tratta di bombardieri russi Tupolev Tu-95 chiamati Bear dalla NATO, che non sono mai entrati nello spazio aereo del Regno Unito. I datati quadrimotori risalenti alla Guerra Fredda si sono poi allontanati, difatti simili ne accadono da tempo, ma destano una certa attenzione ora che la tensione è sempre più alta fra Alleanza Atlantica e la Russia per la questione Ucraina. La rottura giorni fa di un tratto di un oleodotto privato nell'Amazzonia ecuadoriana ha causato lo sversamento dell'equivalente di 6.300 barili di petrolio, lo ha reso noto la compagnia proprietaria dell'oleodotto di greggio pesante. L'annuncio dell'entità del disastro è fatto congiuntamente in una conferenza stampa dal presidente di OCP Jorge Bugdelia e dal ministro dell'energia ecuadoriano Juan Carlos Bermeo. Bugdelia indica il portale di notizie Primicias, ha precisato che i tecnici della compagnia hanno già recuperato circa 5.300 barili di petrolio, pari all'84% di quello sversato nella natura nel settore di Piedra Fina, nella provincia amazzonica di Napo. Cronaca dall'Italia: avrebbe abusato dentro un'ambulanza di una studentessa universitaria, approfittando del fatto che la ragazza si era sentita male per aver battuto troppo
e aver bevuto una festa. Un paramedico volontario, Gaetano Notaro, di 36 anni, è agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata. I mercati scommettono sul fatto che l'inflazione ancora elevata costringerà la Banca Centrale Europea ad aumentare i tassi di interesse più di una volta quest'anno, mettendo così in discussione il mantra della stessa BCE, orientata a congelarli ai minimi storici almeno fino al prossimo anno. Lo scrive il Financial Times alla vigilia della riunione del Consiglio direttivo della BCE, in programma domani, parlando nel titolo dell'articolo dell'attesa di almeno due rialzi ai tassi nel 2022. Era questa l'ultima notizia per l'informazione, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Parla Marco Serra, l'arbitro torinese che, non applicando il vantaggio nel finale della gara Milan-Spezia, ha reso vano il gol del 2-1 del rossonero Messias, che avrebbe dato la vittoria al Milan. Il direttore di gara torna su quanto successo quel pomeriggio a San Siro in un'intervista a Sky Sport. Negli spogliatoi, i giocatori del Milan, racconta Serra, mi sono stati vicini e mi hanno incoraggiato. Un gesto che ho apprezzato però molto il giorno dopo, sul momento infatti il mio stato emotivo non me lo ha permesso. Ora, conclude Serra, non vedo l'ora di tornare ad arbitrare. Torna la Serie A con il big match della quinta di ritorno, il derby di Milano, Inter-Milan, in programma sabato alle 18, sarà diretto da Guida. Fiorentina-Lazio sarà arbitrata da Orsato, Roma-Genoa da Abisso, Juventus-Verona da Massimi, Atalanta-Cagliari, Prontera-Bologna-Empoli-Cosso, Sampdoria-Sassuolo-Maresca, Venezia-Napoli-Mariani, Udinese-Torino-Rapuano, Salernitana-Spezia-Valeri. E la Salernitana ha messo a segno un altro grande colpo di mercato, firmato dal direttore sportivo Sabatini. In Campania arriva Diego Perotti, l'argentino ha firmato un contratto fino al prossimo giugno e indosserà la maglia numero 88. Il Torino ha invece annunciato il prolungamento del contratto di Bremer, la cui scadenza è stata portata al 30 giugno 2024. Colpo del Barcellona, in Blaugrana arriva Aubameyang dall'Arsenal. Il giocatore, che aveva rescisso il contratto con i Gunners ed era quindi svincolato, ha firmato un contratto fino al 2025 con un'opzione per concordare la propria partenza nel 2023. La clausola di rescissione è fissata a 100 milioni di euro. Qatar 2022. L'Ecuador ha perso l'occasione di staccare il biglietto per il mondiale, pareggiando a Lima contro il Perù 1-1 nella 16ª giornata delle qualificazioni sudamericane. Passo avanti dell'Uruguay, che ha battuto 4-1 il Venezuela a Montevideo ed ora è quarto in classifica, ultimo posto utile che consente la qualificazione automatica. Il Brasile, da tempo promosso, ha sconfitto 4-0 il Paraguay. A Cordoba, l'Argentina, anch'essa già in Qatar, ha battuto la Colombia 1-0. È tutto, alla prossima edizione. Amici di Trebi Meteo, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per giovedì 3 febbraio. La perturbazione che ha interessato il sud Italia si è ormai spostata definitivamente sull'Egeo, dunque prevalgono condizioni anticicloniche su tutta la nostra penisola e anche dal punto di vista della nuvolosità ben poco da segnalare, una giornata sarà in prevalenza soleggiata su tutte le nostre regioni, farà eccezione un po' di nubi alte stratificate in transito da nord e verso sera l'arrivo di aree un po' più umida dai quadranti occidentali porterà a maggiori densamenti tra Liguria, Toscana e Bassa Valpadana. Vediamo dunque la previsione, ci aspettano cieli sereni e poco nuvolosi su gran parte delle nostre regioni, con clima ancora particolarmente mite, si potranno ancora raggiungere i 15 gradi su gran parte delle nostre regioni da nord a sud della penisola. Soltanto in serata arrivare a più umida porterà un po' più di addensamenti tra Liguria, Bassa Valpadana e Toscana, con anche le prime piovigine sulla Riviera Ligure entro la tarda serata. Ma per maggiori dettagli vi rimando come di consueto all'app gratuita di Trebi Meteo. Consegna a domicilio del caffè. La torrefazione Caffè San Giusto vi ricorda che attiva nel comune di Trieste la consegna a domicilio di tutti i prodotti, come il caffè macinato fresco per la moca, miscele e specialty coffee in grani, cialde e capsule compatibili di diversi formati senza nessuna spesa per la consegna. Ordina tramite chiamata o WhatsApp 340 379 7662. Il caffè della tua città, dalla Torrefazione San Giusto, direttamente a casa tua, senza spese ulteriori.
340 379 7662. Info su www.sangiustocaffè.com. Radio Diffusione Europea, la tua radio in onde medie, ma anche in digitale, con app scaricabili, Fire TV Stick, risponditori vocali. Radio Diffusione Europea è anche web TV, 24 ore su 24 di musica, informazione, approfondimenti, eventi in diretta, service DJ set per manifestazioni. Infoline 345-9945-637. Radio Diffusione Europea, dal centro dell'Europa, l'onda media di riferimento. Buon ascolto e buona visione.